Passione Retro, la fiera di auto e moto d'epoca che si è svolta presso l'area industriale di Rende nello scorso weekend, anche quest'anno ha visto molti espositori che hanno esposto ricambi d'epoca appetiti dai tanti visitatori appassionati presenti nel 2 giorni. Siamo della provincia di Ascoli Piceno, e siamo venuti giù, siamo ospiti quindi di questa bella manifestazione. Noi siamo qui con ricambi Citroën, principalmente 2 cavalli e Renault 4. Queste sono, diciamo, le nostre 2 vetture principali, poi Lancia Delta Integrale e altri modelli Citroën. Una mostra giunta alla sua sesta edizione che ha visto espositori provenienti da tutta Italia. Abbiamo provato questa nuova fiera che è in espansione, quindi è abbastanza interessante. Abbiamo ricambi Vespa e Lambretta d'epoca, diciamo un settore molto in espansione per quanto riguarda soprattutto tra i giovani. La passione mia personale nasce dal fatto che ho lavorato nell'azienda di mio padre, che era una vecchia assistenza a Piaggio già negli anni 50, e quindi sono cresciuto in questa bottega. Sono 33 anni che svolgo questo lavoro e di conseguenza sono appassionato e cerco di dare il miglior servizio possibile al cliente. Passione Retro da 3 anni rientra nel circuito nazionale ASI ed è ormai la fiera più importante del Mezzogiorno d'Italia. Creo diorami di modellismo di tematiche varie, militaria, prettamente sul mondo dell'auto è la mia passione principale. Qualunque tipo di richiesta si può fare, qualunque cosa, è diventato un lavoro ormai da una passione, anzi, quindi ha fatto di necessità virtù. Puoi dare libero sfogo alla tua fantasia, all'immaginazione, cose che magari hai visto in una fotografia o in un filmato televisivo, tu lo puoi interpretare e lo puoi rendere tridimensionale, una foto tridimensionale. Ecco, riproduci comunque un atto reale che è successo, un episodio. Qualcuno ti chiede l'episodio di una corsa, di un gran premio, di un incidente, e tu hai la capacità, diciamo, di realizzarlo come lui, secondo il suo desiderio.